TAV, veniamo alla TAV. Domani a Roma la firma definitiva del trattato tra Italia e Francia. A Torino è polemica sugli atti vandalici della manifestazione di ieri. Il sindaco dice chiederemo i danni, ma il movimento prende le distanze. Si è risvegliata così Torino, con la neve e con decine di scritte da ripulire. I segni della manifestazione no TAV di ieri pomeriggio. Corteo pacifico, ma la ladura, quella degli autonomi, è andata oltre. Alla spicciolata, con bombolette spray, i leader del movimento già ieri avevano preso le distanze. Tutto inutile, sui muri e le colonne dei portici di Via Po, cuore della città, insulti di ogni genere contro i giornali, le forze dell'ordine, la procura. Le scritte per chiedere la liberazione dei 26 manifestanti arrestati giovedì. E poi uova e vernice anche contro la sede storica della stampa. I danni ammontano migliaia di euro. Da questa mattina squadre del comune sono al lavoro. Ma è polemica. Il sindaco Fassino annuncia di essere pronto a chiedere i danni. Il tutto mentre va avanti l'iter per la realizzazione della linea ad alta velocità. Domani a Roma la firma definitiva del trattato tra Italia e Francia per un'opera da 8 miliardi e 200 milioni. I NOTAV vanno avanti per la loro strada, già fissata per il 25 febbraio, la prossima mobilitazione in valle.